Il 1552 è un anno chiave nel racconto di questa pagina di storia. Nel mese di dicembre, sull'isola Shanchuan, a poche miglia dalle coste della Cina, muore padre Francesco Saverio, missionario gesuita pioniere dell'evangelizzazione in Asia. Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, lo aveva inviato in Oriente nel 1540. Dopo aver fatto tappa in Giappone, Francesco Saverio aveva capito che per sospingere il Vangelo verso Oriente bisognava ad ogni costo insediarsi in Cina. Il suo progetto di evangelizzazione si era arrestato a pochi passi dall'obiettivo, stroncato dalle difficoltà ambientali e da una salute fragile. Ma il seme ormai era stato gettato. E sempre nel 1552 a Macerata, a migliaia di chilometri di distanza, era nato nel frattempo Matteo Ricci, il confratello destinato a portare a termine la missione di Francesco Saverio. Matteo Ricci nasce a Macerata, una piccola città di 13.000 abitanti che a quell'epoca faceva parte dei domini papali, a mezza via tra il nord e il sud della penisola. Numerose erano le famiglie patrizie della città, tra le quali i Ricci, resi nobili all'inizio del 1200. Il padre è Sergio Van Battista Ricci, farmacista e influente uomo politico che ha da poco ottenuto la carica di magistrato papale e che presto diventerà governatore della sua città. La madre è la nobildonna Giovanna Angiolelli, donna colta e affettuosa, ma sempre indaffarata per i numerosi figli in arrivo, 12 in tutto. Il piccolo Matteo viene affidato fin dalla prima infanzia alle cure della nonna. La nascita di un figlio maschio che si rivela intelligente e portato agli studi accende nel padre il desiderio di rafforzare il proprio casato e di trasferire sul primogenito le sue cariche onorifiche. Anzi, sogna di destinarlo addirittura alla corte pontificia nella capitale. Il primo insegnante di Matteo è un sacerdote, Nicolò Bencivegni, che gli insegna a leggere e a scrivere e i primi rudimenti del latino fino all'età di 7 anni.
Poi, a malincuore, abbandona il promettente discepolo ed entra nella Compagnia di Gesù, fondata pochi anni prima. Quando nel 1561 i padri gesuiti aprono il primo istituto a Macerata, la madre insiste per mandarvi il primogenito. Qui Matteo si perfeziona nel greco e nel latino e lentamente matura la vocazione al sacerdozio. Qui, per la prima volta, sente parlare delle regioni selvagge dell'America e dell'India dalla voce dei padri di ritorno dalle terre di missione. All'età di 16 anni, completati gli studi nel collegio dei gesuiti, potrebbe frequentare la piccola università che è il vanto della città, ma il padre decide che per favorire la sua futura carriera di magistrato pontificio dovrà studiare a Roma. Il giovane obbedisce. Il noviziato che compie al collegio romano comporta una severa disciplina e l'esercizio continuo dell'umiltà, della preghiera e dello studio. Molti anni dopo, rimasto solo nell'immensa Cina, riconoscerà che poté sopravvivere alle difficoltà e alle privazioni grazie alla dura disciplina del collegio romano. È qui, al collegio romano, questa è la scala che egli salì più e più volte, che pone le basi di quelle scienze che gli saranno utili in Cina. Il suo insegnante è il gesuita Christoph Clavius, il più brillante matematico del tempo, indicato come l'Euclide del XVI secolo, legato da amicizia con gli scienziati più importanti, da Tycho Brahe a Galileo. Sarà Clavius ad insegnargli la costruzione di meridiane, orologi, mappamondi e astrolabi. Ora ha 25 anni. È un giovane vigoroso e di bell'aspetto, che ha avuto modo di guardarsi intorno. Mentre nella Roma del suo tempo si consumano avvenimenti grandiosi e tremendi, l'anno santo indetto da Gregorio XIII e la peste che dilagherà in tutta l'Europa, Matteo Ricci matura una seconda vocazione. Non soltanto sarà sacerdote gesuita, ma sarà presente nei paesi più lontani, quelli in cui si va per immolarsi, come missionario. Insisterà per anni nella richiesta, mentre costantemente perfeziona se stesso, consapevole che soltanto gli uomini dalle grandi qualità spirituali, intellettuali e fisiche varcheranno gli oceani. Sarà accettato nel 1577 e destinato alle missioni in Oriente. In Europa si continua a parlare delle due grandi imprese che ne cambieranno il volto. La Riforma, il complesso movimento religioso, politico, culturale che oltre a produrre nel corso di tutto il XVI secolo la frattura della cristianità cattolica medievale si manifesta come il preannuncio dello spirito moderno, e la Battaglia di Lepanto del 1571. La battaglia combattuta tra le maggiori potenze navali cattoliche del Mediterraneo e la gigantesca flotta turca fu la più grande battaglia della marina a remi dal Medioevo in poi. E questo non soltanto per le forze in campo, ma per l'effetto che produsse nel tempo. Fu distrutta la leggenda dell'invincibilità dei turchi e segnata la decadenza degli ottomani. Fin dal 1513 Vasco de Gama ha toccato le coste della Cina, ma all'interno del paese è rimasto una roccaforte inaccessibile. Tutto ciò che è noto di questa parte dell'Asia deriva dai racconti di Marco Polo, che ha parlato del Katai e di una grande capitale, Kambaluk. Uno dei primi missionari a partire per l'Oriente è il gesuita spagnolo Francesco Saverio, che porta il cristianesimo fino in Giappone. In realtà la sua meta era la Cina, ed è al largo delle coste cinesi che Francesco Saverio morirà, in attesa di imbarcarsi clandestino per questo misterioso paese che rifiuta ostinatamente gli stranieri. La Compagnia di Gesù, fondata da Ignazio di Loyola e approvata nel 1540, è la grande protagonista delle evangelizzazioni in terra straniera, oltre che artefice della Controriforma. Quando lascia l'Italia, Matteo ha 25 anni.
via terra fino a Genova e di lì a Lisbona, punto di partenza obbligato per l'India in quegli anni in cui le missioni d'Oriente erano sponsorizzate dai portoghesi. Poi da Lisbona il gran salto verso Goa, con un viaggio massacrante durato 6 mesi tra tempeste e bonacce, fame e sete, malattie, pirati, avventure di ogni genere. E da Goa ancora avanti fino a Macao, avamposto estremo dei portoghesi, ultima briciola d'Occidente sulle soglie della Cina. Quando sbarca in Cina, vestito da bonzo e con il capo rasato, Matteo Ricci ha 30 anni. Ha realizzato una impresa che finora non è riuscita a nessuno. Nel 1583, pochi mesi dopo il suo arrivo a Macao, padre Matteo Ricci riesce a sfondare. In 3 anni ha imparato la lingua cinese, facendosi indicare dagli indigeni di Macao i nomi cinesi degli oggetti e trascrivendoli ad uno. Con lui c'è il confratello Michele Ruggeri, che è riuscito più volte a penetrare nell'entroterra, portando le macchine per misurare il tempo fabbricate dal Ricci. Il mandarino Wang Pang, governatore di Shuhing, incuriosito da questi strani strumenti, gli orologi, manda a chiamare i due missionari e li accoglie a palazzo. Si presenta al governatore di Shaoqin, ne ottiene il permesso di costruire una chiesa e cercare conversioni al cristianesimo. È vestito da bonzo. Ha già capito che se non saprà farsi cinese fra i cinesi, sembrare uno di loro, sarà sempre guardato con la diffidenza riservata ai diavoli stranieri, e il suo obiettivo di aprire al cristianesimo le porte del celeste impero rischierà di fallire. Al governatore di Shuyin, Matteo Ricci e il confratello Michele Ruggeri consegnano la richiesta lungamente concertata con i loro superiori, che diceva: siamo religiosi al servizio del Re del Cielo e veniamo dalle ultime parti dell'Occidente. Abbiamo impiegato 4 anni per compiere il viaggio. Ci sono giunte notizie del buon governo del Regno di Mezzo e chiediamo soltanto un luogo dove costruire una casetta e una pagoda. Supplichiamo Vostra Eccellenza di aiutarci e saremo sempre grati per il resto dei nostri giorni. Studia la lingua fino a parlarla correntemente. Si appassiona agli usi e ai costumi di quella gente. Riesce a capirne l'animo e ad innamorarsi della Cina, anzi di tutte quelle diverse Cine che gli passano sotto gli occhi. Per la Cina Matteo Ricci fu senz'altro molto importante. Dobbiamo considerare che egli si presentò in Cina come uno scienziato dell'Occidente ed effettivamente portò in Cina la scienza occidentale. Presentò in Cina la geometria euclidea, la astronomia galileiana, li introdusse pertanto a quel metodo sperimentale realmente scientifico che si era affermato in Occidente ed inoltre, dal punto di vista geografico, presentò un mappamondo, una conoscenza del mondo completa, totale, dando ai cinesi il senso della realtà nella quale essi si trovavano a vivere e facendoli sentire inseriti nel mondo geografico conosciuto. Teniamo presente che gli europei in questo turno di tempo avevano effettuato la scoperta dell'America ed erano riusciti a disegnare i contorni del continente africano e dei continenti americani, cosa che i cinesi, pur avendo conoscenza dell'Africa e sembra anche dell'America, non possedevano allo stesso modo degli europei. Per questo Ricci oggi viene considerato in Cina come l'autore, il primo iniziatore della modernizzazione della Cina. Per noi europei, invece, Ricci è stato importante perché ci ha fatto conoscere per la prima volta, da un punto di vista scientifico, il pensiero e la civiltà cinese. Egli studiò i classici cinesi e ne dette informazione con le sue opere all'Occidente. A differenza di Marco Polo, il quale per esempio era vissuto sempre tra mongoli e tra persone non di elevata cultura e per esempio non parla affatto di Confucio. Il libro di Marco Polo è senz'altro più affascinante. Esso fa il racconto di un'avventura meravigliosa
di chi è partito da ragazzo dalla nativa Venezia, ha attraversato l'Asia centrale, ne ha viste di tutti i colori, ritorna in maniera avventurosa e quasi romanzesca. È chiaro che dovesse impressionare di più la fantasia e cogliere meglio l'attenzione di tutti quelli che lo leggevano. Le opere di Ricci sono delle relazioni di un missionario. Lettere da una parte e l'opera scritta da lui al fine della sua vita, nella quale egli dà conto di questa avventura meravigliosa di approccio alla civiltà cinese e del suo tentativo di diffondere il cristianesimo tra i cinesi, tentativo che ebbe anche un considerevole successo. Nel suo viaggio di avvicinamento a Pechino, la capitale, la sede imperiale, una marcia durata 18 anni, scandita dalle chiese e dalle missioni aperte lungo il cammino e dai primi relativi successi del Ricci missionario. Con lui arriva a Pechino un altro Ricci, lo scienziato, l'intellettuale, capace di tradurre Euclide in cinese, di riformare il calendario, di scrivere trattati di geografia, di geometria, di matematica, perfino di musica. Gli anni passati al Collegio Romano, plasmato da maestri come Cristoforo Clavio, hanno lasciato un segno indelebile nel giovane maceratese, una inconfondibile nota di rigore logico accompagnata dalla più grande apertura mentale e da un profondo istinto di tolleranza. Matteo è ormai un gesuita cinese, senza aver perduto quei connotati di uomo del Rinascimento italiano che aveva portato in dote alla sua nuova patria. Sono trascorsi 10 anni dall'ingresso in Cina. L'integrazione del missionario nella vita sociale è sempre più profonda. Tuttavia, l'aver assunto l'identità dei monaci buddisti rivela lati negativi. Troppo tardi Ricci ha scoperto che i monaci cinesi non sono stimati come i bonzi giapponesi di cui ha riferito Francesco Saverio. Così, in accordo con i superiori, abbandona la tonaca grigia dei monaci buddisti e diventa letterato con la barba fluente e la veste di seta blu orlata di rosso. Da questo momento si muoverà soltanto in portantina, seguito da 3 servitori, e parlerà la lingua colta dei mandarini. Inoltre imposterà l'evangelizzazione sulla parola scritta, visto che è impossibile predicare alla maniera occidentale, forma di comunicazione considerata in Cina estremamente inelegante. Nello sforzo di farsi cinese tra i cinesi, adattandosi completamente ai loro costumi, Matteo Ricci decise di assumere un nome cinese e divenne Li Matou. Sul contributo di Matteo Ricci agli scambi culturali cino-italiani, gli uomini di scienza cinesi hanno studiato molto. A mio parere, questo contributo si ravvisa anzitutto nella scienza matematica, in particolare la geometria, perché Matteo Ricci ne ha introdotto i primi elementi in Cina. Ci ha lasciato un libro famoso intitolato La teoria fondamentale della geometria, di cui noi conserviamo una copia originale. Nella storia della nostra matematica, questo libro ha lasciato un'influenza decisiva. Nel settore della geografia, poi, Matteo Ricci ha disegnato le sue celebri carte geografiche del mondo, unendo le sue conoscenze dell'Occidente e quelle dell'Estremo Oriente. Nella storia geografica della Cina, i suoi sono ancora oggi documenti considerati molto importanti. Infine, per quanto riguarda l'astronomia e altre discipline scientifiche, Matteo Ricci ci ha portato molte cose utili, cominciando dal suo sestante per l'osservazione degli astri. Queste sono le cose che meritano di essere ricordate nella storia degli scambi culturali tra il popolo cinese e il popolo italiano. Nel 1601 Matteo Ricci arriva a Pechino dopo aver percorso 800 chilometri su una via d'acqua artificiale chiamata Canale Imperiale. Non appena messo piede nella città, scopre che la corte imperiale è affidata ad una classe sociale contrassegnata dall'ignoranza e dall'avidità.
gli eunuchi. È nelle mani di uno di questi, l'esattore delle tasse, reso avido dai doni destinati all'imperatore, che finisce prigioniero. Rischierà persino di essere condannato a morte per avere tentato, questa è l'accusa dell'eunuco, di uccidere la Sacra Maestà. Riuscito a liberarsi grazie all'intervento di mandarini e amici, finirà segregato nel castello dei Barbari, la sede delle ambascerie straniere. Passeranno 9 mesi prima di poter consegnare all'imperatore i soliti doni, merletti, prismi, orologi. Quando gli orologi si fermano, Ricci si offre come scienziato di corte, incarico che rivestirà con grande onore fino alla morte. Ma non vedrà mai Wan Li, penultimo imperatore della dinastia Ming. Tuttavia, i familiari più vicini all'imperatore, tra cui la vecchia madre e alcuni alti dignitari di corte, si avvicineranno al cristianesimo e chiederanno di essere battezzati. La fama della immensa cultura del letterato occidentale si è sparsa per tutta la Cina e oltre. Mandarini e accademici di corte chiedono l'onore di parlargli e di ricevere sue visite. Un mandarino con il massimo titolo accademico, Xu Guangqi, battezzato con il nome di Paolo, si legherà di grande amicizia con Matteo Ricci e sarà l'unico cinese in grado di assimilare le opere di geometria di Euclide e, sotto la direzione del missionario, di tradurne i primi 4 libri. Molte sono le opere di Ricci in lingua cinese, oltre ai testi di geometria e di aritmetica. Un saggio sull'attività dei 4 elementi. Il metodo mnemotecnico sui prodigi della memoria e dell'apprendimento. Le 8 canzoni per clavicembalo occidentale, lo strumento che egli introdusse in Cina. Le 25 sentenze morali in cui confuta la dottrina buddista. Il sommario della dottrina cristiana. E il trattato sulla genuina nozione di Dio. E infine i 10 capitoli di Un uomo strano, una raccolta di massime che erano comuni tra i cristiani, ma che ai cinesi apparivano eccezionali. Gli ultimi 10 anni di vita Matteo li passa a Pechino. L'imperatore Wan Li lo tratta da ospite insigne, gli permette di edificare una chiesa, lo mantiene a spese dell'erario. Matteo non è più vestito da bonzo, ma è entrato a far parte della casta riverita dai dottori di scienza sacra. Veste abiti di seta, si fa crescere la barba, esce di casa importantina. Frequenti le visite dei personaggi più ragguardevoli, che ormai lo considerano non più un curioso straniero, ma un dottore venerando e rispettato che propone una nuova religione che non si contrappone alla tradizione filosofica confuciana, ma anzi la arricchisce e la valorizza pienamente. Così, tirandosi addosso sospetti, incomprensioni e qualche ostilità, da parte dei suoi confratelli europei, Ricci non esita a staccarsi dal comune modo di pensare di allora, che identificava il farsi cristiano con l'occidentalizzarsi, e non di rado appoggiava la scelta della conversione agli archibugi dei conquistadores. È il 1610, l'ultimo anno di vita di Matteo Ricci. Il gesuita ha 58 anni. Avverte l'avvicinarsi della fine e rievoca in una grande opera, I commentari della Cina, la storia della sua missione nel paese che ha finito per amare, dalla lontana petizione a Wang Pan ai 3.000 convertiti di oggi. Anche i cinesi lo amano e lo rispettano, e alla sua morte l'imperatore assegna un giardino che diverrà luogo di estrema dimora per l'illustre occidentale e i suoi confratelli. Per la verità, il modo di fare di Matteo Ricci desta subito polemiche. Pochi anni dopo la morte inizia la dolorosa questione dei riti cinesi relativa agli onori da presentarsi agli antenati. I gesuiti li permettevano ai propri fedeli, considerandoli dei riti a carattere civile, mentre altri ordini religiosi li avevano proibiti, considerandoli superstiziosi. Il metodo Ricci colleziona condanne a ripetizione. Nel 1645 la propaganda fide,
Nel 1704 rincara la dose il Sant'Uffizio. Nel 1742 addirittura il Papa Benedetto XIV scende in campo contro la tolleranza dei riti cinesi. Povero Matteo dovrà aspettare oltre 200 anni fino al Vaticano II per vedere riconosciuto corretto il suo modo di condurre l'evangelizzazione in Cina. Il cristianesimo ha avuto riconoscimento ufficiale ed è entrato in Cina senza sopraffare una civiltà consolidata da millenni. L'apostolato di Ricci, infatti, si è innestato in quanto vi era di meglio nella tradizione cinese, rispettando sempre l'orgoglio e la suscettibilità di quel popolo. Morto Matteo Ricci, di mano in mano che le missioni in Cina andavano espandendosi, nuovi missionari entrarono nel paese. E ben presto il problema dei riti funebri, considerati da Ricci puramente civili, a cui nessun cinese, anche se cristiano, poteva sottrarsi senza apparire indegno, attirò l'attenzione dei suoi successori. Questi non ebbero la lungimiranza ecumenica che aveva reso grande il gesuita di Macerata. Ritennero semplicemente che i riti cinesi fossero inconciliabili con l'ortodossia cristiana. Al termine di una controversia che durò 70 anni, Clemente XI proibiva ai cristiani cinesi le onoranze funebri agli antenati secondo il rito di Confucio, e l'imperatore cinese invitava tutti i missionari ad abbandonare la Cina. Ciò che lo distingue dai uomini del suo tempo e lo avvicina ai uomini di oggi è semplicemente il fatto che era insieme missionario e umanista. Come missionario viaggio fino a Pechino, capitale di un immenso regno asiatico. Come umanista fu dotato di vasta cultura che gli consentiva di entrare in dialogo con le persone di altre tradizioni culturali. Poi la sua fedeltà a Cristo e il suo zelo apostolico lo sostenevano nel sopportare le fatiche che gli imponeva tale impresa. Oggi, che il mondo è diventato più piccolo e i popoli si conoscono meglio, anche la Chiesa, che deve incontrare con tutte le culture, arriva a valorizzare in pieno il merito del padre Matteo Ricci. Ecco, Marco Polo è stato un mercante, il quale sì è andato in Cina, ma per scopi commerciali. Infatti il suo libro servì anzitutto per motivi di mercatura. Certamente non conosceva la lingua cinese, non capiva la civiltà, la storia della Cina, vero, non è riuscito a connettere le due civiltà che in lui si sovrapponevano senza fondersi. Vero, fece conoscere qualche cosa della Cina all'Europa, ma in modo fantastico, ma non fece affatto conoscere l'Europa alla Cina, quindi secondo me non merita il titolo di ponte fra le due civiltà, mentre questo titolo lo merita un grande maceratese, il quale 400 anni fa entrò in Cina e fece veramente da ponte fra le due civiltà che non si conoscevano, anzi si ignoravano completamente. In Europa non si sapeva nulla della Cina e in Cina non si sapeva nulla dell'Europa. Possiamo chiamare il Ricci vero scopritore della Cina, perché ho detto poc'anzi che Marco Polo non merita questo titolo e nemmeno meritano questo titolo i francescani che dopo Marco Polo entrarono in Cina, perché anch'essi non si preoccuparono di conoscere la lingua, gli usi, i costumi della Cina. E, oltre che il titolo di scopritore della Cina, merita anche quello di geografo della Cina, perché per il primo fece conoscere alla Cina la vera geografia dell'Europa e all'Europa la vera geografia della Cina, e ha lasciato dei grossi volumi, vero, ha lasciato il mappamondo. E merita poi il titolo di astronomo, di matematico, di cosmografo, però è stato lui che ha introdotto la scienza e la tecnica occidentale in Cina, e per questo Ricci è molto conosciuto.
non c'è dizionario, non c'è libro di scienza o di storia cinese che non parli di lui. È stato un grande amico della Cina e ha lasciato quindi un grandissimo ricordo, come di un amico di quel lontano continente che ha speso la vita per far del bene ai cinesi, comunicando non solo la fede cristiana, ma anche la scienza e la tecnologia dell'Occidente. Gli europei invece sono stati un po' più ingrati nei confronti di padre Matteo Ricci, forse in qualche occasione l'hanno un po' messo nel dimenticatoio. Sì, ecco, lo possiamo dire senz'altro, perché non venne approvato subito il metodo apostolico che il Ricci realizzò in Cina, metodo che si riassume anzitutto nell'adattamento agli usi e costumi indigeni e poi nell'apostolato delle classi dirigenti e finalmente nel proporre la fede attraverso la scienza. Questo metodo che il Ricci attuò non venne ben compreso da altri religiosi di altre congregazioni e Roma stessa sconfessò questo metodo di padre Matteo Ricci e tale sconfessione è rimasta fino al Concilio Vaticano II. Quindi oggi il Ricci è di attualità, appunto perché il metodo che lui ha inaugurato è stato fatto proprio dalla Chiesa, la quale deve rispettare gli usi, i costumi, la civiltà, la cultura di ogni popolo, deve adattarsi agli usi e costumi senza tentare di snazionalizzare i popoli da convertire. Al suo tempo invece vigeva l'opinione che non si poteva diventare cristiani se non si passava attraverso l'europeismo, attraverso la razza bianca. Però, e mentre Ricci, ho detto, per il primo ha capito che il cristianesimo è fatto per tutti i popoli senza alcuna eccezione. A Pechino, nel giardino di Shal, è rimasta la tomba di Matteo Ricci, l'uomo che, come disse un accademico cinese del suo tempo, incominciò ad avvicinare i paesi dell'Occidente e il Regno di Mezzo, che lontani tanto quanto la terra dal cielo non potevano comunicare. Li Matò è un uomo straordinario. La sua religione onora la virtù e serve il cielo.